Buongiorno, sono René Capovin della Fondazione Luigi Michelletti di Brescia. Proprio quest'anno abbiamo chiesto di diventare membri a pieno titolo della rete degli istituti e quindi dovrebbe essere una sorta di battesimo per noi. Ovviamente il contesto è tale per cui questa news passa molto in secondo piano. Dato il contesto, ho pensato di aggiungere a questo saluto tre brevi riflessioni legate all'ultimo numero della rivista che ci è arrivata un paio di settimane fa e che ho avuto modo di leggere con più attenzione del solito, diciamo. Primo punto, l'introduzione di Nicola Labanca, che fa una piccola storia della rivista e difende, tra le altre cose, l'idea che al centro dell'attenzione della rivista debba esserci la seconda metà del Novecento e l'inizio del XXI secolo. Sono molto d'accordo. In questa prospettiva direi che la cronaca ci restituisce come emergenza, diciamo, la centralità del Servizio Sanitario Nazionale, che è un capitolo effettivamente importante nella seconda metà del Novecento, anche in chiave di esito del movimento di liberazione. Che se consideriamo gli istituti del welfare italiano, per esempio se consideriamo le difese che caratterizzano il mondo del lavoro, che sono state parziali anche nell'apice della forza contrattuale del movimento dei lavoratori. In fondo lo statuto del 70 non si è applicato a gran parte dei lavoratori che hanno fatto il secondo boom, quello dei distretti. E dobbiamo anche tenere presente che i 600 euro che sono arrivati poche settimane fa a moltissimi lavoratori sono stati il primo vero riconoscimento pubblico statale per, ripeto, larghe fette di lavoratori reali del nostro paese. Ecco, rispetto a questa storia, la storia del Servizio Sanitario Nazionale è frutto tardivo ma pieno di quella stagione popolare, nel senso autentico e progressivo del termine. È quindi una storia su cui dovremo sicuramente ritornare anche dopo la fase 2 e 3. Secondo punto, il dossier sulle generali. Beh, fa ovviamente impressione leggere una serie di articoli in cui ritorna la formula di polizza vita e di assicurazione contro i rischi. Eh sì, effettivamente il Servizio Sanitario Nazionale questo doveva essere, è stato, in larga parte è, una assicurazione collettiva contro i principali dei rischi dei cittadini. No, beh, sono sicuramente degli articoli molto, molto interessanti che io ho letto anche sulla scorta dell'ultimo evento pubblico che abbiamo fatto come Fondazione Micheletti, cioè in vista dell'altro 25 aprile, perché in Italia ne abbiamo due di fatto di ricorrenze, no? L'altra è quella del 10 febbraio. Ecco, a fine gennaio noi abbiamo presentato il libro di Sergio Bologna, Ritorno a Trieste. È un libro che è utile leggere come complemento degli articoli che sono qui raccolti, perché ovviamente la prospettiva è molto diversa, molto centrata sull'insieme della città e non sull'impresa, ed è focalizzato sulla Trieste, almeno l'articolo centrale, perlomeno i nostri fini, è focalizzato sulla fine della Seconda Guerra Mondiale. E lì Sergio Bologna rilegge molto criticamente il libro di Quarantotti Gambini e formula una serie di giudizi molto netti, diciamo. Una frase la riporto ed è la seguente, pagina 227. Era il proletariato ad avere una mentalità cosmopolita, non la buona borghesia triestina, in massima parte fascista e razzista. Ecco, non è una frase in contrasto con la parte dell'articolo, soprattutto di Anna Milli, che parla delle generali tra le due guerre, perché quell'articolo racconta il progressivo adattamento delle generali al nuovo ordine politico
e l'allontanamento degli ebrei dai ruoli dirigenziali che avevano storicamente assunto. Quindi non è da leggere in chiave critica quello che sto dicendo, ma sottolineo che è importante, visto che il libro anche è uscito da poco, ecco, leggere anche quest'altra prospettiva che sostanzialmente non riduce, ma intreccia la faglia etnica, italiani slavi, con la faglia sociale. Quindi l'alto patriziato che aveva dato vita al decollo di Trieste inizio 800, quel patriziato cosmopolita che mano a mano si irrigidisce e cerca di resistere all'ascesa di una piccola e media borghesia aggressiva che è italiana, irredentista prima e fascista poi. E poi questo terzo livello che è quello del proletariato con forte presenza slava. Quindi è una lettura che suggerisco non a correzione ma a integrazione degli articoli peraltro molto interessanti e istruttivi raccolti nella rivista. Terzo e ultimo punto, la recensione del libro di Scurati. È una recensione da cui ho imparato parecchie cose, è molto breve, ma Albanese coglie una serie di punti, secondo me molto importanti. Beh, intanto mette in luce l'operazione di devirgolettizzazione fatta da Scurati. Allora, io non sono uno storico, io sono un filosofo che poi ha studiato antropologia e mi muovo a ambito studi culturali, diciamo. Quindi io certe cose le intuivo, le avevo anche sentite, però leggere questi confronti tra documento originale e resa devirgolettata nel testo mi ha abbastanza colpito, effettivamente. E a me sembra anche che il giudizio complessivo sia interessante, perché non è un giudizio scontato, intanto non è giudizio piccato dello storico nei confronti del romanziere che ha fatto successo con la roba tua, non è questo il punto. Anzi, cioè, viene detto che in realtà il problema, uno dei problemi dell'opera, è che non aggiunge cioè non sfrutta tutte le risorse che il codice romanzo metterebbe a disposizione per arrivare dove con l'opera storiografica non si riesce ad arrivare. Quindi è un giudizio, in questo senso, intelligente e che va integrato con un'altra riflessione importante, e cioè, d'accordo, il fatto stesso che in quanto romanzo l'opera non spicchi per originalità e sperimentalismo, diciamo, dovrebbe spingere gli storici a mettersi un po' di più a fare opera di divulgazione. Nel senso che, appunto, il libro di Scurati non ha effetti inibenti. Non è che ci si trova di fronte al capolavoro tale per cui si dice, eh sì, bisognerebbe. No, almeno da questo punto di vista, ha esito opposto. Cioè, possiamo provarci anche noi, magari sfruttando o sperimentando altri registi, altri format, diciamo. E però, l'industria culturale non è retta da storici, cioè le logiche sono altre, le scelte sono altre, quindi mi sembra che ne esca un'autocritica realista, ecco, cioè di sicuro gli storici dovrebbero fare di più e meglio in chiave divulgativa, tenendo presente le condizioni reali del contesto. Ecco, mi sembra un'indicazione utile in generale per gli istituti, di sicuro per noi, perché il periodo e il momento, non solo in questi mesi, ma in generale in questi anni, il momento è quello di un ripensamento profondo sul nostro ruolo e sul nostro pubblico. Perché il problema fondamentale, per come la vedo io, è questo. Sì, è un problema di prodotti, è un problema di mettersi, è un problema di configurare, di realizzare dei prodotti che non siano solo la monografia o l'articolo specialistico. E ok,
Ma prima dell'individuazione dei caratteri dei nuovi, degli altri prodotti che dovremmo mettere in campo, bisogna sviluppare un ragionamento sul pubblico, perché le due cose sono collegate, anzi, oserei dire che è prioritario il ragionamento sul pubblico, cioè su chi sia, su chi debba essere e possa essere anche in prospettiva il nostro pubblico. In questa chiave, qui chiudo, è una sperimentazione, insomma, ne abbiamo fatte alcune, con più o meno successo, ma una sperimentazione è un documentario realizzato da Lorenzo Apolli, coprodotto dalla Fondazione Micheletti e centrato sui materiali d'archivio conservati dalla fondazione e dedicati agli ex internati. Abbiamo un fondo importante a partire dal quale appunto Lorenzo Apolli ha realizzato un documentario che non ha voce off. Quindi in questa chiave non potrebbe dire ha impatto educativo, divulgativo ridotto. Forse è stato e siamo stati troppo attenti alla sperimentazione, diciamo, estetica. Lo vedrete, il 25 aprile sarà messo a disposizione, magari ne riparleremo. Intanto chiudo rinnovando il saluto. Buona festa di liberazione a tutti.